L'oro e i metalli preziosi sono considerati beni rifugio per eccellenza. Quanto sono appetibili in questo particolare momento di mercato? Molto. Sono beni di rifugio, di protezione in un portafoglio che ha anche delle obbligazioni e dei titoli azionari, specialmente in questo periodo dove il valore cartaceo degli strumenti di investimento tradizionale sta perdendo valore e c'è una ansietà, una paura che spazia sia dal mercato privato sia dal mercato sovrano. In queste condizioni l'oro principalmente, ma anche gli altri metalli preziosi per via della loro correlazione molto alta, sono un bene di rifugio per l'investitore privato. Dove vedi l'oro da qui a fine anno e nei primi mesi del 2012? Se dovessi mettere due valori, proporrei un 1800 per prima della fine dell'anno, sicuramente toccato, e un 2300 dollari per oncia durante il 2012. Per gli investitori interessati appunto a investire nell'oro e nei metalli preziosi, voi che cosa proponete? Noi proponiamo in questa fase di mercato dove la volatilità dell'oro è molto alta di utilizzare una gestione attiva. Per cui l'UBP in questo caso fornisce un fondo oro a gestione attiva che cerca di catturare i benefici dell'apprezzamento dell'oro con la stessa volatilità, anche con un'ottica di protezione qualora l'oro, come è naturale che faccia, corregga ogni tanto. Noi ringraziamo Andrea Gentilini e Union Bancaire Privé. Arrivederci.